sta suscitando non pochi malumori all'interno del Partito Democratico Siciliano la mancata nomina tra viceministri e sottosegretari di esponenti proprio del PD locale. Secondo il segretario Fausto Raciti, le mancate nomine mostrano una considerazione della Sicilia secondaria, dello stesso parere anche Mila Spicola, che invece del partito è vice segretario regionale. Sono stati riconfermati invece nello schieramento opposto i due sottosegretari del nuovo centrodestra che facevano parte già del governo Letta, ovvero Simona Vicari allo sviluppo economico e Giuseppe Castiglione all'agricoltura. L'ex capogruppo PD Lars Cracolici, deputato anche nell'attuale legislatura, ha risposto alle domande dei PM che stanno indagando sulle spese dei gruppi parlamentari all'Lars. Ho risposto in merito a tutte le spese, centesimo per centesimo, il modello organizzativo del gruppo equiparato al Senato, stilavamo bilanci di previsione e consuntivo, assetto che prevedeva una serie di ruoli dal presidente al vice, dal tesoriere all'amministratore. Insomma, secondo Cracolici, per quanto riguarda il gruppo del Partito Democratico, tutto è rendicontato. Nessuna associazione si è ancora costituita parte civile al processo al somalo 34enne accusato di far parte dell'organizzazione di trafficanti di esseri umani che hanno sequestrato e torturato i migranti naufragati davanti alle coste di Lampedusa il 3 ottobre scorso. Nell'incidente, lo ricordiamo, morirono 366 persone alla prima udienza celebrata in corte d'assise ad Agrigento. È durata solo pochi minuti, però nessun ente a tutela degli immigrati ha chiesto di partecipare al dibattimento. Assenti anche le 8 persone offese che erano state citate. È fissata per il 12 maggio la requisitoria del PM nel processo con il rito abbreviato ad Aldo Nuvola, l'ex sacerdote arrestato a luglio con l'accusa di induzione alla prostituzione e atti sessuali con minori. Si sono costituiti parte civile i ragazzini che sarebbero stati molestati e con loro c'erano anche i genitori.